Non resteranno tutti aperti durante le festività, ma i ristoratori che hanno deciso di tenere alzate le saracinesche si aspettano giornate e tavolate piene. Per il 25 dicembre è una certezza, visto che diversi ristoranti sono già al completo da fine novembre, mentre per il cenone di San Silvestro si attendono le prenotazioni dell'ultimo minuto, ma le aspettative sono alte, anche se, secondo gli addetti ai lavori, non si può ancora parlare di ritorno all'epoca pre-Covid, segno che le restrizioni continuano a lasciare strascichi. Le prenotazioni ci sono sia per Natale sia per il cenone di Capodanno, e mentre quelle di Natale sicuramente sono arrivate con un po' di anticipo, perché quasi tutti i locali a inizio dicembre erano già soddisfatti. Quelle di Capodanno stanno arrivando, ma per tipologia anche di clientela e di serata, diciamo che arrivano anche l'ultima settimana, però siamo molto fiduciosi. Per quanto riguarda i menù delle feste, vince ancora la tradizione. Quest'anno la scelta per la maggior parte è stata ricaduta sul menù fisso. Il menù fisso è quello che abbiamo adottato in larga parte. Abbiamo visto i dati anche di FIPE con commercio Regione Toscana, e quindi siamo molto allineati in Lucchesia con le stesse tipologie. C'è sicuramente un menù fisso che predilige sul menù alla carta, con un costo sicuramente un pochino superiore rispetto a quello che sono i dati del 2021, sia per affluenza sia per tipologia di menù. Però diciamo che il cliente ha scelto il menù fisso. A livello di menù si predilige la tradizione sicuramente.